Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi andremo a vedere chi sei per lui e come ti vede. Andrò a fare due varianti. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, vi invito ad iscrivervi. E mi trovate anche sulla pagina Instagram e sulla pagina Facebook con lo stesso nome, Lady Moon Official. Questo interattivo è valido dal momento in cui lo guardate e non da quando l'ho caricato. Quindi, adesso io inizio con la prima variante, quindi andiamo a vedere chi sei per lui. Allora, io vedo che non siete in una relazione in questo momento, ma comunque lui vorrebbe una relazione con voi. E vi vede anche come una buona persona. Andiamo a vedere altro. Allora, io vedo che ci sono comunque stati dei conflitti o comunque delle situazioni che hanno fatto fatica ad incastrarsi, e questa situazione ha portato un po' allo sfinimento, ma comunque c'è la voglia di continuare. Quindi adesso andiamo a vedere come ti vede. Allora, come ti vede? Lui ti vede come una persona, la persona che lui vuole, come la felicità, che lui vuole continuare questa conoscenza e vuole farlo anche in modo molto veloce, anche se in questo momento si sta un po' difendendo. Quindi andiamo a vedere quali saranno le sue prossime mosse per la variante 1. Allora, innanzitutto vedo proprio un cambiamento in positivo. Allora, innanzitutto adesso lui sa di provare qualcosa per voi e si sente anche un po' in ansia, ma in realtà i suoi prossimi passi saranno appunto di riazzerare tutto, quindi di ricominciare con voi. E se non c'è stato ancora niente, sicuramente ci sarà qualcosa. Vedo proprio attrazione e vedo proprio che lui prenderà coraggio di fare il primo passo. Quindi questo è per quanto riguarda la prima variante. Adesso andiamo a vedere per la seconda variante. Se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace. Se volete commentare, mi fa piacere. E adesso vediamo per la seconda variante. Chi sei per lui? Per la seconda variante. Chi sei per lui? Allora, lui sicuramente prova dell'attrazione verso di voi. Probabilmente siete in una relazione, ma lui si è un attimo distaccato, nonostante vi pensa molto, ha voluto un attimo prendere una pausa. Infatti adesso è in pausa di riflessione. Del sentimento c'è anche passione, c'è attrazione. Adesso andiamo a vedere come ti vede. Come ti vede lui? Allora, innanzitutto pensa che gli state nascondendo qualcosa che magari del passato. Lui si sente trascurato e sente che questa situazione lo sta proprio portando allo sfinimento. Lui è sicuro che gli state nascondendo qualcosa o comunque che non gli avete tutta la verità. Ha visto proprio un blocco che avete avuto nei suoi confronti. E lui pensa che riguardi una persona del vostro passato e si sente proprio trascurato da voi.
Allora, adesso andiamo a vedere quali saranno le sue prossime mosse verso di te. Allora, lui non farà molte mosse, nel senso vi farà vedere che sta bene da solo. Probabilmente ci saranno ancora dei litigi che però porteranno a qualcosa, a un beneficio. Difatti poi ci saranno dei passi e si riazzererà tutto. Quindi con questi battibecchi, insomma, che avrete, io vedo proprio una buona riuscita, che comunque riuscirete a trovare un punto di incontro per poter continuare. Io spero di esservi stata utile e ci vediamo in un prossimo video.